Ah! Ero entrato in questo posto adorabile. Cosa? Con Valentine? Sì, Ma risplendente! Che bello che è! è l'unico che sopporto, ma non dovrei fare ciò che sto facendo. È molto bello, sì. Vabbè, Io non so cosa faremo oggi. Cioè, di certo poi moriremo. secondari. Non mi piace mangiare gli avanzi, perché? Perché c'hanno quel qualcosa di casa, non so spiegarmi. Non so, ah sì, è proprio così. Ah. Voi non avete idea che gioia è stata per me quando sono stata a casa? Ed era bellissimo perché mia mamma mi diceva, è pronto. Non ero io quella che cucinava, ma mia mamma. È stato bellissimo, sai, il giorno di tutto. E poi sono tornata qua alle 11. Che poi se mi da... Bella merda! Se mi date una ricetta o qualcosa, proprio la faccio uguale, non è che sono brava da questo punto di vista. Dai, Valentine, però. E così anche Valentine se n'è andato a farsi fottere. Ma non possiamo usare un'arma meno scenica, No, almeno... sei matto. È un po' il motivo per il quale a volte io mi dimentico di mangiare, perché non ho voglia di mettermi lì a cucinare, quindi Serratura resistente. ardua. Ardua, non Siamo un posso po' avere. sfigati, non possiamo. È quello, cioè. No, Ok. Ah, sì, è come quello. non è solo Beh, quello. sì, perché giusti, avresti potuto. Comunque Ma dicevo. sono a livello 20, che perk vuoi che io abbia? Io Ma dovevi mettere tutto carisma, agilità e via. non ho mai giocato a un Fallout canonico. No, vabbè, no, questa è una cosa che ho fatto io, ho avuto molte difficoltà all'inizio, ma aprivo tutto e convincevo tutti, Sì, ti aprivano anche tu. però non riuscivo a portare un cazzo. Prendi tutto, mi E, raccomando. prendi tutto, mi Ma mi prendi pure raccomando, tu là. che siamo il Mumulo da Soma. L'ultima Io volta ho di fatto qua anche una non ci crostata posso di andare. mirtilli che devo riprovare. Ma chi è? Che cosa si è? Vale, ti lasciamo solo un attimo. Ah, sa, tu, noi siamo apparsi qua. Se non sei te, come cazzo ci sei Non mi arrivato? ricordo. Pure Geiger sta impazzendo, eh? E dov'è? Ma neanche Stronzo. tanto, Nick, cioè, che sceneggiate. Cos'è? I botti di Capodanno? Cos'è? Capodanno... Che merda, questa zona. No, è bellissimo il mare splendente. Ma come cazzo si è finito il mare splendente? Ma che cazzo ne Hai preso so? la prima a sinistra e poi da Ma cosa nasce no, dovevo cosa? fare una missione, non so mai neanche io. All'ombra dell'ultimo sole. Era subito deficiente perché come cazzo sei, cioè qua è avanzatina come zona, mi sembra strano che tu sia già qua. Ma c'è anche la musichetta in questo ascensore. Mamma, che occhi gialli. Ok, siamo dall'altra parte. Useremo questa, ragazzi. Potrei fare una cazzata. Domanda, Guarda che ragazzi, c'è. come vi... Ma dove vai? Ma dove vai che ti apre il culo? Allora, come sentite quest'aria? No, estiva che friccica. Non ci credo. Una mia collega oggi mi fa: Dai. io non vedo l'ora che arriva l'estate, a me piace l'estate. L'ho odiata moltissimo. Vuoi esplodere, macchina di merda? Lo sai fare. Sei buggato? Eliminazione compiuta. Tu queste cose riesci a fare sempre solo bagannaggio. Comunque, proporrei una cosa. Andiamo a Salem. Ti alza la pressione. La quest
cazzo quella là del museo della stregoneria. Ma siamo tornati qua dentro. Non è. Ma in Marocco l'estate, occhio, io ci sono stata, almeno che adesso non sia cambiato perché sono stata fa veramente caldo, tanti anni non fa. Non credo che sia cambiato, mi fa caldo. Non è umido come diventa qua. È più secco. È più secco, ragazzi. Fa caldo perché fa caldo, ma fidatevi che è meno umido. Una foto di cosa stai mangiando. È quell'umidità di merda che ci scapanna tutti. Ma che cos'è questo? Questa carne? Le patate sono belle. Il pane Karasawa. Quindi poi dice sono razzista invece. Per... devi andare a Diamond City e triggerarla parlando con le guardie. Triggeriamo il amico delle guardie. Quella davvero? Dai, sì. Ma hai detto che è troppo avanzata per me. Ma vai, hai fatto questa, stai qua. Non ho fatto niente qua ancora. A me l'Australia manca e mancherà. Perché c'ho troppo il terrore. Col culo che c'ho io scendo mi morde il primo serpente marrone o nero, il ragno più velenoso della zona e mi punge anche l'insetto volante più velenoso. Sono arachnofobico. È bravo come me, cioè, l'Australia per noi è preclusa. Non crederai a quello che troverai nel prossimo. Voi considerate che in Australia è stato bannato un episodio di Peppa Pig. Emotional damage. Su Peppa Pig arriva Palo con i emotional damage. Ciao Palo. È stato bannato un episodio di Peppa Pig perché Peppa Pig, non so chi sono i personaggi, trattava un ragnetto, non lo ammazzava, lo salvava perché diceva i ragni sono bravi, dovresti dobbiamo trattarli bene. Giusto, non si devono ammazzare gli insetti a prescindere per pur di divertimento o quant'altro. Cioè anch'io ne ho il terrore, ma cerco sempre di tirarli fuori. Ti trovi bene? Dai, cappella, scusa. Parlavo di cappella, scusa. Però in Australia hanno bannato questo episodio cappella, perché era rischioso. È la tua cappella, pastore, ha detto. Direi che questa cappella appartiene a Dio. Ma poiché non ho mai deciso a quale Dio in particolare, immagino tu possa dire che appartiene a tutti loro. Ora, se hai bisogno perché di questo dialogo sta suonando così tanto blasfemo? E quindi praticamente non hanno dovuto bannare l'episodio perché sennò i bambini sarebbero stati amichevoli con i ragni e considerato che anche il più piccolo ragno in Australia non praticate nessuna religione particolare, hanno dovuto smettere qui con questa cosa. Persone credono in qualcosa, ma venite tutti a vivere in Sardegna, non esistono animali non mortali se non sei allergico. Io voglio solo che non in Australia ci sono ragni talmente grossi che in alcune case paghi mezzo. È sempre aperta per qualunque. Tu entri, fai oh Joe, vieni l'affitto. Ma ciao. Buonasera, ragazzi, tu grande, grande. Come ciao, stai? Eccoti. Così puoi dargli consigli live. Stiamo facendo cose un po' a caso adesso. Niente. Allora, virus te la butto lì. Io vorrei farlo andare a Salem, al museo della stregoneria. Ovviamente tutto quello che diciamo senza spoiler per lui, però secondo me è la scelta giusta Pastore per Clemens. Il nostro personaggio. Di cura di te. Come si gioca? No, come fuck out. Prego, siediti pure dove vuoi. Comunque l'arachnofobia, ragazzi, io scorto la cosa a comune. Cerca di fare silenzio. Voi pensate, un giorno, io ho la mia stanza qui, no? Sono entrata in camera, ho trovato un ragno grande così. Fai una moneta da 2 euro, ok? Pastore dice che non lui era al lavoro. Io stavo finendo del lavoro qui invece. Ho montato qualche video, non mi ricordo. L'ho chiamato e gli ho detto: io non entro più in camera finché non torni. C'è un ragno enorme. Piangendo e urlando. Lui ha lasciato il lavoro, è venuto qua, ha tolto il ragno e è tornato al lavoro. Bestemmiando, è entrato bestemmiando e è uscito bestemmiando. Ma io, ragazzi. Per me Salem è un 10 su 10. Al 23. Hai giocato tu a Mira? E se sì, quanti pallotti hai giocato? Ma io non so come fare a sbloccarla quella missione. Che è piuttosto in confidenza con quella reporter, eh? Allora, ha detto Santesio che dobbiamo un po' fare rompere il cazzo ai guardi. Agente. Dicono che al museo della stregoneria passare di ma guarda, sto sarà un sogno per adesso. Perché andare laggiù? È abbandonato da secoli. Sì. Ma un consiglio, è meglio che vada a prendere un'armatura atomica. Ma tanto il cannone Tesla. Ma che sceneggiate. Per andare al museo della stregoneria l'armatura atomica. A parte che sta
i legni vecchi di 150 anni dell'armatura atomica. L'ho visto sempre ragione, tu sempre. Sei il nostro maestro, non per nulla. Io gioco solo al 4 e ho sviluppato una seria dipendenza. Minchia, comunque è bellissimo il 4. Stupendo. Il 4 me ne sono innamorata. Io, sai cos'è? Mi sale la scimmia perché si sta giocando lui, vorrei giocarci anch'io. Vabbè, visto che c'è visto. Per la quinta volta. Visto che stiamo andando a Salem. Non ti permettere di dire che sono una strega perché pinzo di chiappe. Perché non ho una birra, se no. E fa subito 1500. No, 1800. Ma un letto lo troveremo a Salem. Cioè, tu quante ne vuoi? A museo della stregoneria, il letto. A massimo da addormenti su un coso di fuoco. Andiamo un attimo alla fattoria Finch. Cioè, dove tu ci chiamate? Sì, sì, sempre Double Trouble. E anche il logo è quello lì. Ma da puoi avere le radiazioni subito così pronti via? Sei in un mondo dove c'è stata praticamente la cosa nucleare. Ma ringrazio a Dio. Mi sento anche per... Molla Shatter e pigliati Rimworld. Molto meglio. Io ne farò 8 sempre full stat, specialista, bravo. Bravo, vedete. Comunque, volevo tranquillizzare che se ci chiedono un Radaway, questo è così tanto genovese che tranquilli che non... No, non è vero, io nei giochi sono gente. Uccidi, stealth, hacking è scasso, bravo! Però anche carisma. Io andrò a studiare, proviamo a vedere... Va bene, Mira, grazie, studia. Giusto, va bene. Studiare, ci sta. Anche perché se impari a fare bene i massaggi è importante, così ci vediamo a Varese. Io sono tutta un fascio di nerd. Prendi tutto. Sì, secondariamente carisma. Carisma, guarda che cioè, risolve un botto di cose. Cazzo. Ho visto un'esplosione. Ascoltalo, lo nastro. La progenie del male. Da tua. Parla dei tuoi antenati. No, mazza grossa si mena a manina correndo menando a destra e a sinistra. Lo stealth secondo Sant'Esuca. Come cazzo si chiamava l'olonastro? Io perché facevo tutti gli avamposti col cecchino silenziato. Ci sta, figo io. Ho un problema. La lore di quel luogo è ispirata ai mostri lovecraftiani, che ovviamente fa parte di tanti luoghi a tema horror del gioco. È fighissimo. È la famosa chiesa. Era olonastro... Soldato Art dovrebbe essere. Sì, cosa ci dirà mai? Jeffries, lì ha messo in funzione il registratore. Bravo, Leo. È questo il lavoro che avevi in mente quando ti sei arruolato nei Gunner? Portare della roba da Lynn Woods per conto di un maggiordomo robotico? Com'è che si chiamava? Ah, mi hai fatto cagare addosso, Nick. Wellingham? Non adesso, soldato. Dov'è Connors? Non è alla sua postazione. Oh, mi dispiace, ma il tenente ha voluto controllare alcune tracce che ha trovato. Il soldato Martin... Trace? Che tipo di... È quello che cazzo è? Oddio! Connors! Dov'è il resto del suo corpo? Che parte hai trovato? Merda! Ci ha trovati! Sergente lì! Prendi la cassa! Non perdere di vista quel coso! Tutti perché dobbiamo museo, sempre presto! Utilizzare tutto... Maggiore! I giochi. Maggiore, che sta succedendo? Connors? Lizard? No. Vabbè, ma con quale cattiveria? Va che è cattivissimo lui. Con quale arroganza, io poi? Io gli faccio posto usando la pistoletta del cazzo apposta. È cattivissimo. Poi gli ho dato uno con un perker. Quindi... gli ho dato la gioca mai potenziato. C'ha cazzo grossissimo, Nick. Ma che cazzo ci faceva qua sul mutante? Ah, cazzi suoi! Ordini del supermutante! Attenzione. Cosa avrà detto in questo? Guarda, al massimo accetto il fucile a pompa e si cancellano le facce. Non è stealth neanche quello. Credo che non possa esistere fisicamente... Uccidere, saccheggiare e tornare. Fucile a pompa e si cancellano le facce. Cioè, non credo esista neanche il silenziatore per il fucile a pompa. Allora, io voglio provare a fare una cosa, ragazzi. C'è l'arco in Fallout? Non credo. No. Almeno in 76 non l'ho mai trovato. No, e come vedo, arma in Shelter non l'ho mai trovato. Ma mi sembra che non ci sia. Che armi stai usando adesso? Ho visto il nuovo cannone. È un'armina da poco, così una cosa. Quello.
No, nessun arco, ok, mi confermo. Quello è la mazza da baseball perché spero tantissimo che ogni tanto però. Beh, non credo sia un ratto d'alba. No. Cos'è? Che cosa ne so io che cos'è? Cioè, sì, lo so, ma... No, ho detto di aver fatto stealth, ma tu che fai stealth non lo... Cioè, non penso che non lo vedrò mai. Letto di morte, forse. Fucile a pompa silenziato non c'è, non credo che possa esistere un silenziatore no. Per un'arma del genere. E magari c'è... Devi spegnere la luce perché è l'atmosfera data. E poi non vedere sì. Un cazzo, raga. Però ci può stare. Fammi vedere come viene. È già spenta okay. La luce. Ah, è vero, sono luce. Al massimo spegni quei due fari qua dietro. No, ho preso qualcosa, non so cosa ho preso. Niente, raga. Mi drogo. Stiamo temporeggiando? Sì. Magari mi drogassi, me la prendo sti cazzi. Ma cosa vuoi che sia su? Ma perché devi lamentarmi? Fa tremare tutto? Vabbè. Anche io quando passeggio senza ciabatte. Lo so, grazie mille per il follow su TikTok. Grazie. Su questa grande relazione. Dite che è l'arma giusta questa per combattere. A voi. Due. Sono cagata sopra. Basta! Dai, lo sapete mi cago addosso queste cose. Infatti gli horror li gioco io. Allora. No. Andiamo, no, veramente. Madonna, ma tanto c'è Nick che ci protegge. Non abbiamo nulla da temere. Ossa di braccio sinistro. Servono le ossa? Io una la prendo. Tanto non è la polizia che ti permette di chiedere dai blazer, quindi. No. Ma no. Fantasticolla! Ah sì. Ah sì. Troviamo un bambino cool. Comunque, Nini, guarda che sta rilasciando il. Vabbè, dai, ho rimediato l'acqua purificata che avevo sprecato. I suoi fasti doveva essere bellissimo. Ma fatela pigliare in culo, mi sono cagato addosso. Speriamo, poi io sono paura. Famicia di Cranè, famicia di fare Lictus. Cazzo, peccato che non sono due le carote. Magari esce un buon brodo, non so. Se no una la mangiavo. Per cosa? Favore, ti scondi. Qualcuno ha fatto un gran bel casino, vero? Sei un genio, Nick. Se non ricordo Capitana male, le ossa sono per certi potenziamenti della base e per le armi da mesa. Io non fa. Non prendo in giro mai. Infatti li sto buttando. Non hai visto abbastanza horror? Non mi interessa, ma così sono a terra e se si rialzano lo noto. State su che subito usiamolo per fare il brodo. I crani servono per fare delle tende che non servono a niente. Le ossa generiche servono per fare petrolio al tavolo delle droghe. Ok. Ma non dimmi che era così. Ma che serratura è? Che... Ma perché tu scassini le serrature normalmente, sai come funziona la scassina della serratura? Secondo te se fa così? Posto giusto. No. Ci sono un po' di gunner che non hanno fatto una bella fine, posso dirlo? Lo sto dicendo. Vabbè, può succedere. Però guarda, ma sono cagato. Oh, colpire i manichini mi fanno paura, dai! Io li metto a terra, così se sono in piedi so che si stanno muovendo, Audrey. Perché mi danno, stanno andando tutti sti steampa? Non è uno steampa questo. Non questo. Avevo combinato, non volevo prenderla, però. Vabbè, fa sempre. Sono due, più l'acqua purificata, ed è già la seconda volta che me li danno. E il detergente Abaxo? Sembrate Sandra e Remo. Grazie, Ivan. Io lo prendo come un complimento perché mi stavano simpatici loro due. Noi non siamo una coppia, però. Quando si lavora insieme a suo stretto raggio. Lanciamissili.
Ce l'abbiamo già tre di lanciamissili. E allora? Però potrei darlo... Ci sarà una strega da combattere, chissà. C'è un giardino in questo ambiente, ma dovrebbe essere facile da trovare. Ah, è vero che ci sono i fumetti da collezionare. Casco uniforme. Manichino ti ha seguito sulle scale, un'impressione mia. Grazie, io. Ah, ma a me loro stavano simpatici. Ho dovuto recuperare le cose. Ma non fare il caga. Ah, ok. Sono serio. No, quello che vedi steso lì a terra è quello che ha buttato lui giù perché... Serve qualcosa? Perché prima o poi verrà la federazione. No, no, l'ho buttato io a terra questo. Io faccio notare come sta temporeggiando il caga. Guarda che scena. A parte che si sono rubati i vestiti dai manichini, vabbè. Podessa... No, la signorina doveva essere... No, la signorina... Quella è caduta sopra. La signorina doveva essere infuocata. No. Museo della stregoneria. Non credo vestissero in questo modo all'epoca delle streghe, ma comunque non... Chi sono io per discutere la veridicità storica degli abiti dei manichini? Nessuno. Ehi, metti! No, PlayStation 5. PS5. Ma povero Valentine non è un manichino. Più o meno. No, ma infatti non lo sto picchiando, Vale. Ma tu? Ma io l'avevo. Cosa fa questo porco giù? L'hai messo in culo. Porco giù davanti. Valentine vaffanculo. Vabbè. E qui c'è la confessione di una strega. La scena. Colpi critici con attacchi a mani nude in mischia in frigorifero permanentemente più 5% di danni. Lo devo prendere pure io, ma sapete la mia news odierna? Eh no, diccela. Comunque sì, te lo consiglio, metti... Vedo un rettile molto arrabbiato. Praticamente quel... Ah, ecco perché non si muove! Perché... Guarda, questo c'ha un culo. C'ha un culo, c'ha! Perché il... Bravo, Dormammu. Ma lo sai che ho il lanciafiamme che gli ho dato fa danni agli arti. Guarda che guarda, cioè, ti giuro, tanto mi sta sulle palle. Dove è finito? Cioè, non gli si può fare uno scherzo. Arusta. Ho preso un lavoro. No. Ah, figo! Grande, metti. Ma è sparito. Ti invidio tantissimo. Si è buggato. Il bibliotete è bellissimo. Si è buggato. Ma lo spero, così ti fa un culo così. Questo rumore. No, non dite... No! La fessa di sua madre. Aveva del loot speciale? Prova a spostare le assi, chiedi di rompere qualcosa. Oggi e domani, poi lunedì si riparte. Dove va di bello? Sta ragdollando la texture e quello lì il rumore. Che... Immaginavo fosse quello. Però vedi. A posto. Abbiamo spostato per usarlo. Parto a due. Ah, si riparto al lavoro, ok. Guardatelo. Cioè, doveva essere una scena epica dove lui si cagava in mano. Valentine rovina tutto. Tutto con quel cazzo di lanciafiamme di merda. Bravo Valentine! Io posso dire che mi sono perso? Lo sto dicendo. No, da qua siamo arrivati. Perché esce dal mobile e presente. No! Kurt! È il Pippo, sì! Cortellino! E tu subito, minchia! È il Pippo del Detlo! Mandarescia! Un nido pieno di uova di Detlo. Ah. Una dozzina, forse di più. Ma sono rotti? A parte questo... Non mi stupisce... volessero svelarci il contenuto della cassa. Se l'avessi saputo, avrei detto ai capi, a quell'ammasso di bulloni di Wellingham, di ficcarsi su per il culo tutti quei tappi. Adesso sappiamo perché il Deathclaw non ci ha mollati un attimo da lì. Devi prendere le uova, ce ne sta almeno un'entra. Ehi, c'è
Ciao, mammina. Ma che sta facendo? Cercando questo. Tangi. Vedi se aveva qualcosa di interessante. Si può fare. Ho visto. Quelli rotti li prendo? Ma poverino sì. No, no, l'ho preso. Io prendo anche questo. Ma vai nel Commonwealth. Ma posso sicuro? No, le uova del paniere è meglio non romperle. Poi le cucinerò. Carina sta. Ma non è vero che sono nel Commonwealth. Questi prendiamoli che servono. Cosa sempre nascondi? Soltanto robaccia qui. No, io lo voglio riportare al nido. O no? Cos'è che dite? Cioè, qual è la cosa migliore? Io, cioè, stessi giocando da solo, lo riporterei al nido. E io preferirei portarlo al nido, cioè è una cosa più carina secondo me da fare. Poi magari quello cresce, ci attacca e lo ammazziamo. Però io la zona qua non ho nemmeno esplorato niente. Anche quello è vero. Mo, se devo riportare il... Cosa vuol dire ci sono dei Deathlock qua? Non anche ci si culano. Possibile, no, ma sei tanto forte con i Deathlock. Anche perché voglio spezzare una lancia a favore del fatto che capisco... A proposito di essere forte contro i Deathlock. Dov'è Nick? Capisco che c'è gente che può essere allergica ai cani e gatti, mi rendo conto. Non credo che ci sia però... Pizza Hut dei Deathlock. Che ne so, perché adesso cos'è sto razzismo? Un Deathlock non può volere una pizza. Però se ci pensate... Cioè, sugli aerei ci sono i bambini che piangono, questi che puzzano alla morte, gente che ti mette i piedi sul tuo sedile. Ma adesso non mi attacca, spero. Cioè, molto, cioè. Il cane è il minore dei mali. In alcuni voli. Ma è diventato mio amico? No, suo amico ho dei dubbi, però. Diciamo che non testerei la sua pazienza. Non lo prendere perché sei un uomo morto. No. Ciao, no, patato. Sale. È carino però, bellino, certo. Ma è tenerino, ma io lo voglio come pet. È bellino. Altro che Valentine. Carino, e poi se rubo non gli interessa. No, vabbè, che assumono Tommy Duck non per forza. Cioè, anche Cassarone ci piacciono. Spaziamo molto, ecco. Quello sì. La Promise of Neverland è pesantino, pesantino tanto. Gioca, non ti ucciderà più. Cos'è che vuole anche Audrey? Safira! Stasera sono molto attivi. Ma mezz'oretta di sonno non va, volete fa, no? Tu ti metti sempre così lei non può passare, vedi che dice cosa? Jujutsu, mica, noi ci ha preso. Ma tu dici che avendo fatto questa scelta avrà ripercussioni future o no? Nel senso, se io dovessi trovarmi in difficoltà un giorno, arriverà un Deathclaw a difendermi? Hai visto troppi film da bambino. Non credo. Ma smettete voi due? Oh mio Dio, percepisco già la cagata da qui, ma è bellissima. Già l'alpaca. Veramente, cioè ragazzo. Appena mangiato vegano, bravo! Impugni la mazza, ammazza che mazza! Hai scelto un put. Non è per cazzo una cagata, fa piegare da ridere fino a pianto. Osservatore resistente. No, cagata no, non è cagata nel senso cagata, cioè si percepisce la tamarraggine e l'idiozia. Però questi qua ti fregano. Tipo come Steven Universe o Adventure Time. Pollo rigorosamente vegano. Non... Cosa che non mi compalerà. Il pollo l'ultima volta che ho controllato non era vegano. E Nick tira.
segno Promise Neverland a 100 volte. E Promise Neverland è pesantino, eh. Cioè, non è proprio una passeggiata di salute. Raga. Oh. È insopportabile, ve l'ho mai detto. Non molli mai, eh. Okay. Rubare qualcosa spacca le palle, non poco. Amore della mamma. La pappa è di là, fatela prendere. Quello è il problema. Però io lo tengo perché non ho... Com'è che si chiama? Non ho... Ah, non sta su... Non posso praticamente hackerare un cazzo, corretta. Quindi... L'ho visto. Cosa è successo? Ma voi avete mai immaginato come sarebbe la vita se fossimo tutti in un fallout? Non troppo bella. Posso essere sincero? Che cazzo è stato? Cazzo parla. Chi è morto? Non c'è niente. Nota, sto tizio ha diretto i tre film di Hotel Transilvania, Super Kick e Samurai Jack. Ho fatto questo capolavoro. Allora, dirò una cosa impopolare, ma meglio Hotel Transilvania via. Dai pure a me. Ma stiamo parlando di un film da vedere senza grosse pretese, che però ti fa passare il tempo, ti fa fare un sorriso. E... non chiamatemi Hannibal. Addirittura? Non saresti vegano? Ma chi è? Ma da dove? Il primo sì, gli altri... Ma sai, sì. Non li vedo? Io l'ho trovati piacevoli da vedere, scorrono. Mettiamolo così. Il terzo mi manca, il secondo è un po' annoiato. Ma pure con me è malazzo. Sono dei capolavori. Sono un coglione. Ho sbagliato mira. No, non ho sbagliato mira. Il movimento fluido. Il mio problema è un altro, che ho attivato l'allarme io. Dovuto vedere cos'è, qualcosa, ma non sapevo come si chiamava. Ma infatti anch'io, sapevo, sto primer, l'ho già visto. Mangerei anche Sasha. In un mondo post-apocalittico. Ma io credo che continuerei con le verdure. Super radioattivo. Pensavo in un... Così veniamo a stoccarlo e lo puoi mangiare. E Samurai Jack era bello. Dai, non puoi dire che Samurai Jack non fosse bello. Io ho il massimo un brodo. Gallina, stronza. Ha disponibile solo nei tre paesi sopracitati. Ma perché in America è su Adult Swim. Ah, Adult Swim, non mi ricordo. Porco cane! Non credo che ti sia amico. Sì, sì, c'è amico. Hanno sfondato malissimo. Tra l'altro non c'è stato almeno di doppiato. Ma sì, credo che fa. Anche noi, Fabio. Infatti non vedete, ho pensato, vabbè, magari stava lavorando, ha fatto qualcosa, ho detto, ecco, di essere te. Molto amico. Amicone proprio. Ma che figlio di puttana. Ma non è quella. Non puoi. Allora non puoi essere pazzesco. Ma cioè non si parlano. Non è. No, mi sa che non gli è arrivata la chiamata. Oh, l'ha gambizzato? Pessima morte. Ma com'è successa questa cosa? Sono preso che aiuto. Fine novembre, inizio dicembre. Stavo pensando di partire da Milano con un pulmino. Leggiarlo. All together. E viaggiare per quelle 6 orette fino a Stoccarda, andare a rompere il cazzo a Fabio, e io voglio andare con un cosplay zarrissimo. Aiutato. Ma quanti? Di cosa? C'è un altro deck. Ma questo è gambizzato, eh? Che passion! Grazie mille per il follow, ciao! Io guardo sempre là perché mi che la webcam sia là e poi mi accego. Pulmino parte da Napoli. Sì, da Napoli, ciao, viaggio dalla speranza, proprio. C'è stato cosplay di gruppo? No, non è la fine settembre, è la fine novembre. Ma
Ma che senso bizzarrissimo? Tamarro. Poi ci devo pensare prima perché devo mobilitare tutti i miei punti. La mia mossa invece è una blind run perché questo titolo mi mancava. Cioè, qui ci sono prenotabili posti del team. Ma dovete viaggiare con Ciubecca, sappiatelo. Allora evita le... Dai!